Salve a tutti, siamo qui a Mr. Helmet, allo stand Nolan Group, abbiamo Mr. Alberto Vergani che è il presidente di Nolan Group. Salve, buongiorno e bentrovati. Buongiorno a tutti. Un po' di numeri, buon compleanno mi sembra di capire, di aver visto da qualcuno dei suoi prodotti e auguri per i risultati di campione del mondo, i titoli dovrebbero essere 3 se non ho calcolato male. Sì, i numeri sono 35 anni, 1972 la data di fondazione, 3 titoli mondiali per cui Stoner, quello più visibile, Lorenzo in 2,5 col casco X-Lite, poi abbiamo Aola in Enduro. E poi abbiamo i fatturati, noi chiudiamo ad agosto per cui siamo oltre i 55 milioni di fatturato, circa 700.000 caschi prodotti e venduti, l'azienda è un'azienda sana, un altro numero interessante è che è un'azienda 100% italiana, nel senso che produciamo tutto a Bergamo, a Brembate. E questa è una filosofia made in Italy che quest'anno ha premiato, perché la Ducati, la Ferrari, l'Aprilia e ci metterei anche la Nolan, perché alla fine il lavoro di ricerca e di sviluppo fatto in Italia può essere fatto a costi contenuti e con dei margini anche interessanti se si organizzano le cose nel modo adeguato. Non è facile ed è rischioso, perché comunque è un altro numero interessante, abbiamo 400 dipendenti. È un lavoro che paga sia in termini di risultati che in termini di crescita tecnologica e di numeri sul mercato, quindi. Ma il lavoro paga se le cose vengono fatte con buon senso, il consumatore è esigente, dobbiamo dare un prodotto sempre all'avanguardia, avanguardia vuol dire nuovo, innovativo, migliorativo rispetto al passato, e la cosa che dico sempre è quando si fa qualcosa di buono bisogna sempre pensare di ripartire come se si fosse fatto zero, è un po' la mentalità del pilota, fai anche miglior tempo e non devi mai essere soddisfatto, questo forse è un modo e la ricetta per migliorarsi. Ma come marchi c'è più di mai, il gruppo Nolan vuol dire non è solo Nolan X-Lite, ci sono anche altri marchi che contribuiscono in maniera notevole sia con i numeri sia alla crescita, no? Ma noi abbiamo di fatto 3 marchi, poi ne abbiamo uno che la gente non conosce, comunque Grex, che è il nostro entry level con la qualità produttiva e di materiale Nolan, con una politica di margine diversa ed è il casco d'ingresso alla famiglia Nolan. Poi abbiamo la gamma Nolan che va dal demijet all'integrale in fibre composite, quello di Melandri e Stoner per intenderci, l'N94, e poi abbiamo la gamma invece X-Lite, che è una gamma di caschi solo esclusivamente in fibre composite con dei prezzi più elevati, con anche dei testimonial roboanti come Agostini, Heywood, Cecotto, Lucchinelli, che abbiamo fatto quest'anno una linea vintage. E delle serie limitate anche. Ha una serie limitata Ago, il famoso casco da 12.000 euro che abbiamo messo in vendita l'anno scorso. E poi abbiamo un marchio che si chiama NCA, che è un marchio che utilizziamo negli ipermercati, a grande distribuzione, che non pubblicizziamo, però anche quelli sono prodotti nostri, anche quelli made in Italy. Ecco, quindi a proposito del prodotto, di nuovo sicuramente c'è tanto e va in varie direzioni, abbiamo visto il racing, abbiamo visto anche il touring tecnologico con l'aspetto interattivo, poi ci sono i jet, ci vuole magari parlare di quelli che ritiene siano i più interessanti. Beh, la novità per noi più importante è l'N103, l'N103 che è l'apribile della Nolan, ed è il casco che fa il fatturato dell'azienda, il casco penso sia l'apribile più venduto in Europa, ed è un casco con la visierina interna, con il sistema di comunicazione Bluetooth NCOM, con tutti gli accorgimenti che erano dell'N102 sviluppati e migliorati sull'N103 con una linea che si è leggermente evoluta. Mi sembra di capire che così come accade per le automobili, qui andate a sfidare i tedeschi in qualche modo, o le aziende straniere che che facevano i numeri, che avevano questa fascia un po' più alta per quanto riguarda gli apribili e i touring. Ma guardi, non le posso dire un avvicinamento che abbiamo avuto, però proprio in Germania noi siamo molto apprezzati e rispettati dai produttori, non solo di caschi.
Per cui vuol dire che la qualità e la serietà Nolan nei suoi 35 anni di vita paga, perché è un'azienda che ha fatto della sicurezza e della ricerca un suo baluardo. E questo alla fine è difficile farlo passare al consumatore, perché spesso può essere come dire, più soggetto a mode e magari meno al contenuto. Mi riferisco per esempio al nostro policarbonato General Electric, il più costoso sul mercato, quando magari altri usano degli altri prodotti che sono meno costosi. Questo è un qualcosa che non si vede, ma si apprezza solo in caso di sicurezza passiva. Questa è una prerogativa Nolan, spendiamo di più per avere di più.